Tutti ben ritrovati in un nuovo video dei finiti beauty del mese di aprile. Allora ragazze, questo mese ho finito Magnesio Supremo Donna. Se mi seguite sapete che ho fatto un ciclo di 3 mesi, non l'ho ripreso al momento. Lunedì avrò la visita dalla dietista, oggi è sabato. Voglio vedere un po' cosa viene fuori da questa visita e poi vediamo. Comunque è un prodotto molto buono che mi ha dato giovamento, ma sapete anche che ciclicamente è opportuno variare anche gli integratori per far sì che appunto il corpo non sia soefi. È molto molto buono, se siete interessati a questo magnesio io vi consiglio di cercare da Google la migliore offerta e andare sul sito di farmacia che ha la migliore scontistica, molto molto buono. Poi ragazze, sia io che Alessandro abbiamo finito l'ennesima confezione di Air Vitamin di Bare With Benefit, sapete che lo sto utilizzando, c'è una, adesso domani mattina dopo il quarto allenamento della settimana dovrò lavare i capelli, c'è un Vlogmas Beauty recensione sul canale del periodo di dicembre, è un prodotto molto buono che non dà, come dire, nausea, nel senso che si deglutiscono bene perché sono sostanzialmente caramelline. Perché dico questo? Perché può capitare magari che alcuni integratori per capelli possano dare fastidio quando si devono sostanzialmente prendere. Questi sono molto buoni, sapete però anche che ciclicamente è opportuno cambiare, quindi quando finirò questo ciclo ci sarà una breve interruzione, poi con il cambio stagionale vedremo. In ogni modo ribadisco, come ho detto nella beauty recensione che trovate sul canale, che a noi stanno piacendo molto. Dico a noi appunto perché lo sta utilizzando anche Alessandro. Continua l'utilizzo della vitamina D, sempre di Bare With Benefit. Gli esami del sangue da un punto di vista di vitamina D sono andati bene perché ho livelli ottimali con l'integrazione per bocca. Pensate che all'inizio di tutto questo percorso, io avevo dei valori abbastanza insufficienti. Devo dire che anche questa mi sta piacendo. Lo so, mi sono confrontata con Laura del canale Laura P, che c'è anche la vitamina D base, quella che sostanzialmente passa la mutua. Probabilmente al prossimo giro magari prenderò anche quella, però devo dire che questa mi sta dando ottimi risultati, sempre di Bare With Benefit che vi straconsiglio. Poi ragazze, ho finito io il deodorante Borotalco Roll-On perché ciclicamente quando non ho i miei per n motivi, sapete tutte le mie diatribe con i deodoranti, se mi seguite anche su Instagram ne abbiamo parlato nell'ultimo mini video con la mini spesina prodotti casa, mi trovate come C4Kate. Spesso utilizzo anche quelli che sono di Ale, lui adora questo. È molto buono questa versione, non mi dà problemi, ma diciamo che la problematica, tra virgolette, del roll-on può dare dei segni nella maglietta quando si mette. Prediligo altro, ma se non c'è altro c'è questo, va benissimo, Borotalco è comunque molto buono. Ragazze, questo mese ho finito le strisce oro Golden Strips Natura Verde Pro. Queste non mi ricordo più dove le avessi prese, forse da Bennett, non lo so, non mi hanno strabiliato. Adesso poi tra una settimana, 10 giorni che avrò la ricrescita giusta, farò la seduta cerettosa di maggio. Ho le mie best che sono le fior di magnolia di Eurospin, ragazze. Sapete se mi seguite che quelle sono veramente top. Queste non mi hanno entusiasmato, per carità, hanno fatto loro e hanno strappato, ma non mi hanno dato quella soddisfazione come le fior di magnolia di Eurospin. Paradossalmente prediligo le strisce depilatorie di natura verde rosa, quelle nel packaging rosa, che se mi seguite da un po' dovreste anche aver visto sul canale. Ho finito la mia amatissima Uriage Eau de Thermale, sapete che è praticamente l'acqua termale mia preferita, ce ne sono di molto buone, ma questa ha un plus in più, è sostanzialmente un prodotto mai più senza, per lavarsi il viso alla mattina, per rinfrescarsi d'estate o comunque in generale, per tamponare bene la zona degli occhi, per non irritarli troppo quando magari al termine di uno struccaggio
nonostante sia completo, magari hai quei piccoli residuini fastidiosi che si vedono e non si vedono. È un prodotto che vi straconsiglio. Credo che oramai tutte abbiamo provato l'acqua termale, ma se non avete provato Uriage, cosa state aspettando? È buonissima e l'adoro. Una confezione di dischetti struccanti grandi Primark, sapete che quando vado li prendo molto buoni. Un'altra confezione di dischetti struccanti Primark. Ragazze, Alessandro ha finito lo shampoo scrub di Ecolatier che avevo cominciato io, o forse... Aspettate, eh? Ah no, ok. Credo che il primo l'ho finito io, il secondo a questo punto credo sia questo, che l'avevo cominciato io, l'aveva finito lui, perché adesso sono riuscita a farlo inquadrare che una volta alla settimana lo shampoo deve essere shampoo scrub perché anche lui fa molto bene purificare la cute. Questi di Ecolatier, ragazze, sono molto buoni. A lui è piaciuto molto il fatto che era limone e arancio, sostanzialmente agli agrumi. Io questo l'ho preso sul sito Makeup, che probabilmente poi in autunno faremo anche un altro ordine, perché lui mi ha chiesto rigorosamente che questo gusto, secondo lui, è il suo preferito. Quindi abbiamo trovato un prodotto top anche per Alessandro. È molto buono, è fatto con ingredienti organici, vegano. Una volta alla settimana lo shampoo scrub è molto importante, noi ci troviamo bene anche da un punto di vista, per quanto mi riguarda, nonostante le mille problematicità dei capelli, purificare una volta alla settimana bene la cute con un lavaggio, credo che mi stia facendo bene. Mi sento di consigliarlo come shampoo scrub, li trovate sul sito Makeup, e il fatto che è molto agli agrumi, se vi piacciono gli agrumi, è un prodotto molto buono. Un altro prodotto di Ecolatier che ho finito io è la crema corpo, lisciante ultra idratante, vegana, fatta con ingredienti organici, sempre della stessa linea agli agrumi. Ragazze, mi è piaciuta molto. Completamente svinida, svinida, vinita. Allora, molto buona, l'unica cosa che è molto corposa. Io nell'ultimo periodo sto utilizzando sostanzialmente crema e olio, adesso poi ne parleremo. Rimanete sintonizzate anche per i prossimi video, mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi al canale. È una crema che ho finito, me la sono gustata al meglio anche in questa fase di un po' cambio stagionale, ovviamente. È un periodo che non sto separando anticellulite da crema, faccio dei bellissimi impacchi, buonissimi impacchi corposi, è estremamente idratante con una profumazione molto molto piacevole, ovviamente se vi piacciono gli agrumi, ragazze. Non mi ha dato problemi di alcun tipo, se però prediligete una crema a facile assorbimento, non è questa che fa per voi, nel senso che è molto corposa. Ti permette di alla sera di farti un bel massaggio al fine di far penetrare al meglio la crema stessa. Io sto cominciando, visto il cambiamento delle temperature, a lasciare proprio un bel impacco sulle gambe dopo ovviamente un primo massaggio, di modo che pian piano penetri da sola, mi idrati al meglio le gambe. Se mi seguite da tempo sapete che nella fase di cambio stagionale, quando comincia a fare un po' più caldo, per non parlare poi di giugno, luglio, eccetera, è una cosa che faccio e dalla quale traggo molto giovamento. È un prodotto molto buono, anche questo sul sito Makeup e Ecolatier. Devo dire che tutto quello che sto provando mi sta piacendo molto. Spero di ricordarmi di mettervi i link dei siti nell'info box. Alessandro ha finito di Avenida, l'intimo delicato camomilla, non ha particolari problematiche, anche se nell'ultimo periodo, secondo me, anche lui vuole, tra virgolette, convertirsi un po' alla Vidermina. E credo che ci omologheremo entrambi per quanto riguarda la sezione detergenti intimi uomo-donna, però vedremo nel caso vi aggiorno. Fatemi sapere se vi può interessare un update. So che ne ho uno in ballo, però anche questo piccolo cambio fatemi sapere. Comunque Avenida è molto buona, la camomilla è lenitivo, certo, sono da grande distribuzione. Ecco. Un'altra confezione di vitamina D, vedi il discorso di prima. Molto buona, un'altra confezione di Hair Vitamin alla biotina, sempre di Bare With Benefit, lo stiamo utilizzando in due, ok. Ragazze, un'acqua micellare buonissima che mi è piaciuta, che abbiamo fatto anche un video di struccaggio insieme, le prime impressioni, ne abbiamo parlato,
Mi è piaciuta molto l'acqua micellare alla vitamina C di Garnier, una nuova versione. Se non l'avete provata, ragazze, io ve la consiglio. A me è piaciuta molto, mi ha struccato bene anche gli occhi, non mi ha dato problemi di alcun tipo. Strucca bene, questo per me è un risonante sì, strucca, deterge, illumina, uniforma, senza risciacquo non ci piace molto, sappiamo questo discorso. È sicuramente un'acqua micellare che riprenderò, se non l'avete provata vi consiglio di provarla e se avete seguito i vari video avete visto che l'abbiamo provata appunto insieme tra prime impressioni e struccaggio, molto buona, ve la consiglio. Ragazze, un prodotto che ho amato alla follia e credo di avervelo messo nei top del mese di marzo, quindi se mi seguite lo sapete, Mario Badescu Skincare, spray facciale con aloe, spray facciale, sì, spray facciale, giusto, spray facciale con aloe, camomilla e lavanda. Ragazze, questo è un prodotto che mi ha strabiliato, preso un po' per caso, amato per scelta, come si suol dire, buonissimo. Spero di ritrovarlo non sul sito Zalando, se mi seguite la polemica ve la ricordate. È comunque un prodotto che vorrò riprendere assolutamente, proprio perché se mi seguite sapete che alla mattina, soprattutto con il cambio delle temperature, ma devo dire che questa è una cosa che mi sto trascinando anche da, insomma, non da inverno pieno, ma da febbraio sicuramente, il fatto che alla mattina io non voglio aggredire, tra virgolette, troppo la pelle con subito un detergente, quindi o se mi sento un po' irritata uso direttamente lo spray facciale o se non ho questo l'acqua termale e mi pulisco bene il viso, oppure tampono con l'acqua tiepida, mi asciugo tamponando con la salvietta e metto questo prodotto. Me lo sono mangiato, ragazze, è buonissimo. Ovviamente può essere utilizzato anche come tonico, ma io ho, diciamo, ho preferito utilizzarlo in questo modo perché veramente mi ha salvato. La riprenderò sicuramente e credo che con il caldo che ci sarà, e sapete se mi seguite che lo soffro molto, questa verrà molto in mio aiuto. Per quanto l'acqua termale di Uriage, ormai sotterrata dai prodotti, è sicuramente un altro must have proprio per aiutare in queste fasi di pelle pazza. Molto molto buona, ragazze, se non l'avete provata ve la straconsiglio. Il Repair Remedy Balm di Farm to Fresh che ho utilizzato come siero contorno occhi, se mi seguite avete visto lo struccaggio completo della stanchezza con il kit quando ce l'avevo ancora tutto, poi chiaramente a seconda dei prodotti che sono finiti prima li ho inseriti nella mia skincare, mi è piaciuto molto. Molto molto molto, circa Farm to Fresh, restate sintonizzate perché ci sarà qualche piccola news di qualche cosa, non vi svelo altro. È tornato, sono tornate delle cose e io ho colpito, vediamola così, sono in attesa di qualche pacchettino. Allora, Farm to Fresh, a me questo è piaciuto molto, ve l'avevo anche inserito credo nei prodotti top, dei 5 prodotti top del mese scorso. A me questo balsamo è piaciuto, mi ha aiutato tantissimo nella zona contorno occhi, ultra idratante che mi preparava bene la zona a ricevere il contorno occhi. A me questa è una linea che piace molto, devo dire che mi sento di consigliarvela. L'avevo presa su Niche Beauty Lab, che vi metto il link nell'info box. Tra l'altro sono tornate le vendite segrete, non voglio svelare altro perché sennò poi si capisce. Molto molto buona. Ok. Poi ragazze, questo mese ho fatto le ampolle anti-età, prevenzione e trattamento rughe intensivo 7 giorni di Bottega Verde, che presi tramite quell'offerta che mi aveva un po' lasciato un po' l'amaro in bocca per la metodologia, se mi seguite dovreste ricordarle, ricordare cos'era successo, però queste mi sono piaciute molto. Avevo tenuto, no, vabbè, una cosina per farvele vedere, un'ampollina, comunque queste mi sono piaciute molto, ovviamente dopo la essence serale, la tamponavo, questa ha una consistenza abbastanza lattiginosa, non ha dato problemi, mi sento di consigliarvele se le trovate anche in offerta. Ingredienti al 99% naturali, vegane, il 45% di plastica riciclata, quindi ci piace molto questa cosa. Mi sono piaciute, sapete che ciclicamente comunque le utilizzo, a seconda poi di quello che ho in scorta, però complimenti a Bottega Verde perché questo è comunque un buon prodotto.
Poi ragazzi, ho finito l'olio struccante di Uriage, che ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche un video dedicato in combo con l'olio lavante che vedete là in doccia, un multiuso che adoro alla follia. C'è il video dedicato insieme a questo olio struccante per uno struccaggio power. Questo lo voglio assolutamente riprendere, è buonissimo. Se seguite i video sapete che l'abbiamo anche provato, strucca benissimo, non irrita gli occhi, non lascia praticamente residui. O se proprio li lascia a seconda dell'intensità del trucco, sapete che appunto come vi ho detto, prendo un dischetto struccante con l'acqua termale, tampono bene la zona degli occhi che è comunque una zona più sensibile, eleva praticamente quel poco che rimane, ma è un prodotto veramente buono, ultra idratante che coccola la pelle, veramente un piccolo gioiellino, ve lo straconsiglio. Un altro prodotto finito è della linea di Primark, un detergente viso al carbone. Sapete se mi seguite che nel corso del tempo ho variato molto il mio trattamento purificante Homemade. Ci sono un paio di video sul canale. Ho fatto un po' di evoluzione da questo punto di vista. Se volete, ci dedichiamo un video. Fatemi sapere se vi interessa. Però tendenzialmente quando faccio la pulizia del viso cerco di utilizzare comunque prodotti mirati. Ho avuto delle piccole evoluzioni, ripeto, se volete ne parliamo nel dettaglio. Rimane il fatto che cerco di separare i prodotti. In ogni modo, questo è un detergente scuro che io ho tagliato per finire al meglio. Ragazzi, scusa, ok, vedete che era proprio scuro, non c'è più niente. Che puliva bene, estremamente cremoso, però devo dire che comunque con le mie nuove accortezze, anche se non ho un detergente mirato proprio al carbone, riesco ad avere un buon trattamento purificante, un buon trattamento detossinante a seconda poi del momento nel quale si trova la mia pelle. È comunque una buona linea di Primark, sapete che ho provato e ho tra l'altro anche da finire l'acqua micellare, che le ho utilizzate con estremo piacere, se le volete provare ve le consiglio. Hanno un buonissimo rapporto qualità-prezzo, poi dipende effettivamente anche dalle necessità ovviamente della vostra pelle. Poi ragazze, un prodotto che mi è piaciuto tantissimo oramai da tempo, vi avevo fatto anche una beauty recensione, non è recentissima ma la trovate sul canale, un prodotto di Erborario, Alga Detox, crema maschera viso, trattamento dermoriparatore notturno con alga corella, estratto di moringa e vitamina C. Ragazze, questo prodotto di Erborario è un prodotto che se non avete provato vi consiglio di provare, che è utilissimo anche nella sezione vacanziera, a fine giornata, dopo magari una giornata al mare, questo ti fai un impacco e ti rigenera proprio la pelle, te la nutre, te la compatta, non brucia, si assorbe benissimo, c'è una beauty recensione sul canale che vi invito ad andare a cercare. E comunque fa veramente il lavoro che dice, ti va proprio a nutrire perfettamente la pelle, a creare quel microfilm protettivo che ovviamente a fine giornata, dopo uno struccaggio completo, un'ottima skincare, questo ti va a chiudere veramente tutta la situazione viso e devo dire che mi è piaciuta molto. L'ho voluta finire, ragazze, perché era aperta da un po' e l'ho chiaramente finita come step finale della skincare serale, ma per tutti i motivi che vi ho detto va bene in tanti altri momenti e sicuramente questo sarà un prodotto che riprenderò. Se poi becco magari un saldo Erborario, ancora meglio. Comunque è molto molto buona. Scusate il riflesso. Ok, si vede. Stramega consigliata. Poi ragazze, ho finito della cera di Cupra, collagene e vitamine, siero concentrato, protegge, ripara, ridensifica, ricompatta, rassoda la pelle, dermatologicamente testato. C'è un video update del siero all'acido ialuronico, che credevo di aver finito questo mese, l'ho finito l'altro, vabbè, credo di averlo allora finito a marzo. C'è un video update dell'acido ialuronico alla cera di Cupra perché avevo già fatto una beauty recensione dove parliamo anche di questo siero che in combo con l'acido ialuronico mi è piaciuto tantissimo. Voi sapete che nella mia skincare c'è acido ialuronico, un secondo siero e poi si prosegue.
Nel momento in cui ho utilizzato questo in combo col fratellino ialuronico, mi sono piaciuti molto. Questo può generare un po' di secchezza, tra virgolette, se ne mettete troppo. Quindi io ritengo di consigliare questo prodotto mettendone sostanzialmente un pump, ragazze, perché dopo aver messo l'acido ialuronico, sostanzialmente io facevo un prelievo dalla pipetta, facevo una volta così e andavo a emulsionare bene il tutto sul viso. È anche vero che io ho una skincare stratificata, dipende effettivamente che tipo di skincare avete voi. Da solo, ragazze, mi sembra un po' poco. In combo con l'altro, come vi ho detto anche in quel video, se la memoria non mi inganna, mi è piaciuto veramente molto, potrei assolutamente riprenderlo. Molto molto buono, complimenti alla CeraVe Cupra. Un acido ialuronico che ho finito da sera, che mi è piaciuto molto, che mi ha regalato Katia per Natale. Ciao se stai guardando questo video. One, two, three, che sapete che io non avevo mai provato nulla. È un Hyaluronic Power Serum e è molto molto concentrato, infatti vedete che è molto piccolo, 9 ml. L'ho utilizzato da sera, ne bastava veramente poco, estremamente compattante, ragazze. Questo mi è piaciuto veramente tanto, un'alta idratazione, un'ottima scoperta, potrei anche pensare di riprenderlo, l'unica cosa che è veramente molto piccolo. Io l'ho utilizzato da sera, certo è molto concentrato, ne basta poco, meno rispetto agli acidi ialuronici diciamo tradizionali come ad esempio la cera di Cupra che mi piace anche quello molto. Se mi seguite lo sapete, questo è molto concentrato, mi sento di straconsigliarvelo, credo che lei l'abbia preso da Douglas, magari curioserò e vedremo se c'è magari anche una confezione da qualche ml in più, potrei anche pensare di riprenderlo, ma è veramente un'ottima scoperta, estremamente distensivo, compattante, senza effetto saponato, ottimo, straconsigliato, ripeto, credo Douglas. Poi ragazze, ho finito Borotalco Odor Converter al mandarino neroli, stesso discorso di prima. Diciamo che forse questo mi ha dato meno problematica di scia sulle magliette, forse per il fatto che è appunto meno concentrato rispetto a quello classico, perché una cosa che ho capito è che le versioni con i gusti, tra virgolette, hanno meno problematica di eccesso di prodotto, è comunque molto buono, poi a me piacciono gli agrumi, quindi ciao. Ragazze, ho finito di Isentree, questo tonico alla vitamina C, che è un'intensa soluzione illuminante, che risale a Yes Style. Non l'ho utilizzato questo qui, ragazze. Non l'ho utilizzato come tonico, bellissimo packaging, veramente ottimo. Non l'ho utilizzato come tonico, ma come secondo siero. E vi dirò anche con cosa, se mi seguite lo sapete. L'ho utilizzato con questa protezione solare di ROC, protezione 50 più che ho finito. Se mi seguite sapete che quando l'ho cominciata avevo avuto delle problematiche perché mettendola come step finale pre-makeup, i primi utilizzi sono stati un po' devastanti, nel senso che comunque era molto molto concentrata e mi lasciava un sacco di residui poco carini, ecco. E allora ho cercato di capire un attimino come fare, mi sono confrontata anche con Kate, The Witch Pozione di Bellezza, mi ha dato qualche dritta. Ed effettivamente poi in combinato con questo tonico alla vitamina C, e teniamo in considerazione che i prodotti coreani sono comunque molto più concentrati rispetto ai nostri e aveva una consistenza ottimale in combo con questa protezione solare, mi sono piaciute entrambe molto. Questa all'inizio no, per il motivo della eccessiva texture molto corposa. Ma in combo con un prodotto di questo tipo l'effetto è stato decisamente molto molto bello e per il fatto che questo prodotto aveva una componente illuminante, l'effetto era molto 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 carino. Mi sono piaciute entrambe molto, questo su Yes Style potrei anche pensare di riprenderlo appena e se rifarò, appena rifarò un ordine Yes Style, non nell'immediato, probabilmente un po' più avanti, ma è comunque un ottimo prodotto.
Questa in combo con un altro prodotto, sì, non so se era la mia che ha avuto qualche particolare problema di densità, ma effettivamente è una protezione solare molto corposa. Se dovessi riprenderla, sicuramente mi dovrò ricordare che deve essere utilizzata in combo con un prodotto che la diluisca al meglio, e l'effetto è stato veramente molto buono. Consigliate entrambe. Ho finito di Botanica Naturalmente, la maschera all'argilla lenitiva con rosa gallica e liquirizia DMD, ci sono dei video nel canale dedicati. Questa è una maschera minima spesa, buonissima resa, che vi straconsiglio dopo un po' di irritazioni varie. È sicuramente un prodotto che può fare il suo. Ci sono prodotti migliori, sì, ci sono prodotti equivalenti anche, ma questo è comunque un prodottino molto semplice con una super coccola ad un piccolo prezzo che mi sento di consigliarvela se volete provarla. Potrei anche riprenderla, volendo sì. Un bocciatissimo anche recente, c'è una beauty recensione sul canale, il mascara Vicious di Nabla, per me è un risonante no. Andate a vedere la beauty recensione con applicazione e ne parliamo. Questo è lo scovolino che graffia, che non performa, che non allarga bene le ciglia, non mi è piaciuto assolutamente. Andate a vedere il video, per me è un no. Ho preso tutto. Sì. Un campioncino della Magic Cream di Charlotte Tilbury, avevo qualche campione volante, è un ottimo prodotto come step finale pre-makeup, è un di più perché poi comunque utilizzando anche la protezione solare utilizzo quella, però soprattutto da viaggio è comunque comodo avere diversi campioncini. Allora, vediamo se ho tutto, vi ho preso tutto del mese, sì. Ho finito di Delidea Cosmetics, un po' dalla disperazione, ragazze, perché ce l'avevo lì e effettivamente i prodotti per i piedi. Allora, sì, li utilizzo se li ho, ma io poi del prodotto, la crema per il corpo, l'allungo anche fino ai piedi, quindi non è un prodotto sul quale vorrei più concentrarmi. Ce l'avevo lì, l'ho finita, ha fatto il suo, sicuramente con le temperature calde, una buonissima coccola. Per i motivi che vi ho detto non la riprenderò, però se siete fanatiche di questi prodotti è comunque un prodotto molto rinfrescante, specie con le temperature alte. Scusate il riverbero. Ok, balsamo piedi ultra rigenerante con ginkgo e menta, quindi molto molto fresco, estremamente nutriente. È un prodotto buono, per i miei motivi non lo riprendo perché, ripeto, utilizzo i prodotti standard per il corpo, allungandoli fino ai piedi, però questo è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione per le super fanatiche dei piedi. Avete tutta la mia stima perché, per quanto io sia una persona concentrata sui piedi, porelli faccio un po' il minimo indispensabile. Ginkgo e menta, molto molto fresca, è comunque consigliata. Nulla, ragazze, i Finiti Beauty del mese di aprile, ricontrollo, sono effettivamente finiti. Spero di avervi dato qualche dritta utile, qualche consiglio utile. Se così è stato, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte, lasciarmi un like di supporto e ricordarvi di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!